vibrazioni mnemoniche dell'acqua, che sono queste cose strane? Allora, sono le vibrazioni memorizzate dall'acqua e utilizzate con il fine di produrre nel cliente le vibrazioni funzionali al suo percorso. Allora, spieghiamole bene perché non è semplice da capire, detta così. Che succede? L'acqua ha il potere, la capacità di memorizzare, di trattenere, memorizzare che cosa? Le frequenze. Ok, questa cosa è stata scoperta da quest'uomo nel 1980, quest'uomo che vedete qui, Jacques Benveniste, che era al tempo il direttore dell'Istituto della Sanità francese, ha scoperto, ma è anche un po' particolare dire ha scoperto, perché in realtà è stato il suo allievo, il suo assistente a farlo, a scoprirlo, e attraverso un errore si è reso conto che l'acqua assorbiva le frequenze delle sostanze. Alla base di questa scoperta, per esempio, ci sono discipline come l'omeopatia. L'omeopatia non contiene le erbe, quando tu prendi i tuoi granuli omeopatici dentro non ci sono in sé le erbe, ma ci sono le frequenze delle erbe. Che cosa significa? Che appunto l'acqua cattura quella che è l'energia, quindi è come la frequenza, è come il codice, no? Ad esempio, se io ti dico vai prendi la frequenza della tua radio preferita, tu sai che può essere, che so, 103, 101, non lo so adesso, non conosco tante radio. Comunque, prendi la frequenza, tu sai che c'è un codice che è, per esempio, 101, no? Radio 101, il codice è 101. E queste sono le frequenze radio, ma ogni cosa esistente ha delle frequenze, persino tu emetti frequenze, le emetti ed essendo una persona sei, come dire, un'antenna per il suono. Persona viene da persuono. Noi siamo antenne e recepiamo tutto quello che concerne le vibrazioni che ci sono intorno. E in questo caso l'acqua è un conduttore di energia favoloso, quindi trattiene in sé la memoria di quello a cui è stata esposta. Quindi quando l'acqua viene esposta con delle vibrazioni, questa le cattura, le prende per sé. E questo studio favoloso è stato ripreso e utilizzato da un altro personaggio, che è questo qui, Masaru Emoto, uno scienziato giapponese che ha utilizzato la memoria dell'acqua per condurre degli studi molto interessanti e sono studi che riguardano la parola e la scrittura. Cioè lui che cosa ha fatto? Ha preso e ha esposto l'acqua a delle parole particolari, sia belle che brutte, e ha visto come l'acqua risponde quando si va a congelare, cioè congelando l'acqua. Che cosa esce fuori? Esce proprio un cristallo diverso a seconda della parola. La cosa interessante è che ogni parola, persino in lingue diverse, produce il medesimo cristallo d'acqua. E questo è stato molto interessante, come è stato interessante verificare come parole sgradevoli, brutte parole, brutti termini, frasi brutte dette a dell'acqua che conteneva del riso, generava poi imputridimento del riso, mentre la stessa acqua, con la stessa quantità e tipologia di riso, con parole belle, invece rimaneva esattamente così. Questo ci fa capire che cosa? Che poiché noi siamo fatti dal 75 all'80% circa in base al peso di acqua corporea, noi, essendo persone, persuono, antenne e possedendo tanta acqua dentro di noi, ogni qualvolta noi riceviamo delle parole di un certo tipo, noi assorbiamo quei codici, li tratteniamo quei codici. E sulla base di questo, Masaru Emoto ha scoperto che lo stesso cristallo veniva prodotto dalla stessa parola, però per iscritto. Quindi non solo ciò che tu pronunci ha lo stesso codice, ma anche le parole scritte contengono la stessa vibrazione e codice delle parole dette, addirittura con un potere maggiore. Quindi la vibrazione,
diciamo, l'influenza che avviene nelle parole scritte è più forte dell'influenza detta delle parole pronunciate. Quindi attenzione quando scriviamo gli SMS e magari dobbiamo litigare con qualcuno perché fa molto più effetto di quando magari parliamo. E sulla base di questo studio ho generato negli anni un meccanismo, un sistema, una tecnica che utilizza i cristalli d'acqua. Per fare che cosa? Per influenzare nella persona, per generare le vibrazioni che servono alla persona. Quindi c'è tutto un sistema, una tecnica che io utilizzo basandomi sugli studi di Masaru Emoto, che funziona in una maniera, io ancora mi meraviglio perché è bellissimo, funziona, a me dà l'idea proprio di una magia, perché funziona così bene ed è così magica che quando uno la scopre dice cavoli, bisogna che la utilizziamo tutti, è veramente bella. E quindi io utilizzo in sessioni di coaching l'acqua per far sì che poi quest'acqua, quando va energizzando un certo tipo d'acqua, quando quest'acqua qui entra dentro di me e io la bevo, creo poi uno stato, quell'acqua fa parte di me, quindi vibra, modifica la mia intera vibrazione. Perché voi sapete che una vibrazione che entra a far parte del corpo, poi modifica tutta la vibrazione del corpo intero. Su questo potremmo aprire delle porte bellissime, abbiamo fatto da poco una bellissima webinar, no, che sto dicendo, non era un webinar, un bellissimo corso dal vivo per quelli che sono i nostri Yuker abbonati, perché noi abbiamo il percorso Yuker, poi si innamorano del percorso, non vogliono smettere, quando finisce il percorso entrano in abbonamento e noi li nutriamo mensilmente proprio con dei corsi molto belli che possono essere online oppure due volte l'anno anche dal vivo. Quest'anno abbiamo voluto proprio parlare del nutrimento, inteso come nutrimento corpo, mente, spirito, perché noi nutriamo tutte le tre cose. E questa cosa qui fa parte proprio del nutrimento che noi possiamo generare. In questo caso ci nutriamo di quella che è un'energia propositiva, buona, adatta a noi, ai nostri propositi, alla nostra vita. Si studia 8 ore, perché è veramente molto rapido da apprendere come tecnica, il secondo anno di studi, perché è solo operating. Nell'operating studiamo sia l'utilizzo dei cristalli dell'acqua che l'utilizzo dell'acqua trattata, quindi l'utilizzo dei due. Il coach personalizza questa cosa attraverso con l'intenzione di correggere la vibrazione personale, quindi indurre stati emotivi funzionali, perché influenza anche le emozioni, e stimolare anche delle meditazioni mirate. Cioè con questa tecnica tu puoi andare, volendo, anche a meditare su delle cose che ti servono, quindi generare delle meditazioni attraverso la vibrazione del cristallo d'acqua che noi andiamo a scegliere. Ok, è collegata con l'intelligenza linguistica, perché ovviamente parliamo di parole scritte, parliamo di emozioni, quindi è collegata come sempre all'intelligenza emotiva, però in realtà è collegata in maniera un po' lontana, ecco. Ed è collegata all'esperienziale perché fa parte dell'esperienziale, perché quello che avviene poi è proprio una esperienza che le persone vanno a fare di nutrimento corretto, e di gratitudine anche verso quello che è lo strumento acqua che ci dà la vita, sia quando nasciamo che durante tutto l'arco della vita, perché senza acqua, ragazzi, non ci possiamo stare. Quindi è la nostra, in un certo senso parliamo sempre di madre terra, ma dobbiamo ricordarci che anche l'acqua è madre.